9 agosto, ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Matteo 3,15. Lascia fare a Gesù. Giovanni il Battista stava battezzando quando davanti si presenta Gesù per essere da lui battezzato. Inizialmente egli si oppone, ma poi accetta. Gesù è venuto per compiere un'opera importante, sacrificare la propria vita, quale prezzo di riscatto. Desidera manifestare la sua gloria, ma per far sì che egli possa operare nella nostra vita, dobbiamo lasciare fare a lui. Dobbiamo evitare di essere noi stessi l'impedimento. Ogni resistenza, ogni opposizione, ogni desiderio contrario a quello di Dio ci privano di quell'opera gloriosa che Cristo desidera compiere in ciascuno. Nel Vangelo, nel brano relativo al battesimo di Gesù, è scritto che quando Giovanni lo lasciò fare e come Gesù uscì dall'acqua, i cieli si aprirono. Quando diamo libertà di operare a Cristo, i cieli si aprono su noi e le promesse di Dio scendono fino a noi. In quell'occasione lo Spirito di Dio discese. Se lasciamo operare a Dio, egli manifesta ciò che è e realizzeremo la sua presenza nella nostra vita. Infine è detto: sì, udì una voce dai cieli. Se permettiamo a Cristo di agire, la sua parola sarà per noi fonte di forza, guida sicura, conferma e risposta ad ogni dubbio. Lascia fare a Gesù, lascia che egli operi nella tua vita, lascia che manifesti la sua gloria in te. Thank you.